signori. Buonasera, un saluto innanzitutto alle autorità che sono così numerose presenti questa sera, un saluto a tutti voi che siete intervenuti a questa conferenza che certamente dall'aula che vedo è una conferenza che sta riscuotendo e che riscuote molto successo, una conferenza che credo affronti un tema che oggi è centrale nella nostra vita politica, è centrale nelle attività che noi facciamo e soprattutto direi l'argomento complessivo, il tema della banca, il tema del credito è indubbiamente quello che oggi maggiormente ci interessa e quello che oggi maggiormente sentiamo nella comunicazione ed è anche quello che maggiormente va ad influenzare la nostra vita. Abbiamo avuto un po' questa realtà dell'economia e questa economia finanziaria che hanno qualche scollamento tra loro e forse hanno anche dimensioni diverse e proprio questo delta che c'è tra l'una e l'altra probabilmente determina i problemi che noi abbiamo. Io do il benvenuto all'amministratore delegato di Unicredit che oggi è qua da noi, è un laureato della nostra università e questo ci fa molto piacere. E apprezza anche la sensibilità che ha avuto nel voler essere presente oggi in questo incontro. Abbiamo anche dei colleghi latinisti che non hanno voluto mancare e la volevano salutare. Ricordiamo, e lo voglio ricordare veramente, che suo padre è stato un nostro professore di latino e quindi una vicinanza, un attaccamento al nostro Ateneo c'è sempre stato, ecco, quindi ci fa ancora maggiormente piacere per questo fatto. L'amico Gandolfi è stato il manager, il Deus ex machina di tutta di questo accadimento, quindi gli lascio volentieri la parola per tracciare un quadro del nostro relatore. Grazie. Grazie. Dopo le parole del Rettore Magnifico, associandomi al suo saluto a tutti i presenti, desidero anch'io esprimere i sentimenti di gratitudine al Dottor Federico Ghizzoni che ha accolto il nostro invito perché, come è noto, è ricco con impegni internazionali e nazionali di grandissimo rilievo. Sono anch'io particolarmente lieto e onorato di poter oggi introdurre la sua Lectio Magistralis, particolarmente lieto perché, come ricordato dal nostro Rettore, il dottor Ghizzoni ha un duplice legame con il nostro Ateneo, si è laureato in giurisprudenza in questa università e, come sappiamo, è figlio del professor Flaminio Ghizzoni, che è stato un valoroso latinista che ha contribuito per tanti anni al fecondo sviluppo della facoltà di lettere e filosofia del nostro Ateneo e che purtroppo è scomparso prematuramente nel lontano 1989. Sono anche onorato perché, come avrò modo di precisare fra poco, oggi abbiamo tra noi uno dei più importanti e sicuramente affermati manager italiani. E il fatto stesso di sapere che la sua formazione universitaria si è forgiata in queste aule è sicuramente per tutti noi motivo di grande onore. Federico Ghizzoni nasce a Piacenza e si laurea in giurisprudenza all'Università di Parma. Terminati gli studi, Ghizzoni inizia la sua carriera professionale nel 1980 al Credito Italiano, ricoprendo vari ruoli e mansioni, a cominciare da quello di Customer Relation Manager in una filiale di Piacenza. Ghizzoni ricopre l'incarico di direttore di filiale a Trieste dal 1988 al 1989 e di seriate dal 1990 al 1992. Successivamente riceve la prima promozione con la nomina di vice direttore generale dell'ufficio di Londra del Credito Emiliano. Nel 1995 viene nominato direttore generale dell'ufficio di Singapore del Credito Italiano. Poi Unicredit inizia la sua campagna di espansione ad est e nel 2000, quando la banca acquisisce l'istituto polacco Banca Pekao, viene scelto proprio Ghizzoni come figura più adatta per assumere la funzione di direttore esecutivo responsabile del Corporate ed International Banking. Nel 2003 gli viene affidato un altro incarico internazionale. Dopo la Polonia c'era da conquistare una nuova frontiera, la Turchia. Ghizzoni arriva nel paese per Koch Financial Service, una joint venture paritetica che Unicredit ha costituito alleandosi con una delle più influenti famiglie turche, i Koch.
Come membro dell'Executive Board di Koch Financial Service e di tutte le sue affiliate, Ghizzoni entra a far parte del top management, quale responsabile di auditing, risk management, planning and control. Ghizzoni riesce subito ad intessere un legame forte con il socio turco e i rapporti sono così buoni che la Koch Financial acquista di lì a poco il big bancario Yapı Kredi. Mi scuso per la pronuncia se per caso sbaglierò qualche cosa. In seguito all'acquisizione da parte di Koch Financial Service di Yapı Kredi Bankgazi e delle sue affiliate diventa CEO ed Executive Board Member di Koch Financial Service, nonché CEO e Vice Chairman di Yapı Kredi Bankgazi. Dopo la campagna estera, ritorna a Milano nel luglio del 2007, dove è nominato responsabile della divisione Poland's Markets di Unicredit, responsabile CE Banking Operations e membro del board responsabile della CE Banking Division di Bank Austria AG. Il 30 settembre 2010 la sua ascesa ai vertici è conclusa diventando il nuovo CEO di Unicredit, dopo circa 21 anni dal suo ingresso nella banca. E da marzo 2011 è presidente del Supervisory Board di Unicredit AG a Monaco. A completamento del suo ricco profilo manageriale, desidero ricordare tra i tanti incarichi anche che è membro, presidente dell'Associazione Orchestra Filarmonica della Scala, membro dell'International Monetary Conference a Washington e membro dell'Institut International d'Etudes Bancaires a Bruxelles. Quanto al gruppo Unicredit, non credo sia necessaria una presentazione, quindi mi rivolgo solo agli studenti in sala per due parole. Vorrei ricordare che Unicredit è uno dei principali gruppi finanziari europei, con una forte presenza in 22 paesi, e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con oltre 9.500 sportelli e 160.000 dipendenti. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale, sia in quella centrale e orientale, consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area. Alla luce di quanto ho esposto, ritengo sia chiara a tutti la ragione che ha indotto il dottor Ghizzoni a scegliere per la sua lezione magistralis il titolo «Le prospettive per il futuro, l'Europa, le banche e i giovani». Il suo percorso professionale, straordinariamente intenso e rapido, ci offre il profilo di un uomo sempre proiettato verso il futuro, pronto a cogliere con entusiasmo nuove sfide, grande banchiere ed europeista convinto. Confesso tuttavia che inizialmente non avevo capito perché avesse inserito la parola giovani all'interno del titolo della sua lezione. In realtà poi la spiegazione l'ho avuta parlando con il collega professor Gilberto Biondi, che è un professore ordinario del nostro Ateneo, illustre latinista e grande amico del papà di Federico Ghizzoni. Io mi permetto di leggere alcune righe che forse sintetizzano bene il profilo del padre. Profondamente convinto del valore formativo degli studi classici, Flaminio Ghizzoni si spese molto nell'insegnamento. Autentico educatore, sapeva non solo comunicare la conoscenza delle lingue e letterature classiche, ma anche mobilitare l'energia migliore degli allievi e sollecitarne l'impegno, nell'approfondimento e nella diffusione della cultura classica. Bene, da questa breve citazione penso che si capisca come l'attenzione per i giovani, e quindi lasciatemelo dire anche per i nostri studenti, sia proprio nel DNA di Federico Ghizzoni, quale ereditato dal padre. Vorrei chiudere questo mio breve intervento rivolgendomi ai giovani studenti presenti in sala o collegati in remoto per il tramite di internet, ricordando alcune parole che sono reminiscenze latine che mi vengono da antichi studi ormai, e lo vorrei fare proprio in onore del padre di Federico Ghizzoni. Sono parole di Quintiliano. Licet ipsa vitium sit ambitio, frequenter tamen causa virtutum est. E benché dunque l'ambizione sia un vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Infatti induce ad operare cose grandi e spinge all'emulazione. Bene, cari studenti, con queste parole di Quintiliano, quindi non mie, mi rivolgo a voi e mi auguro di tutto cuore che oggi siate stimolati, ascoltando il dottor Ghizzoni, ad emularlo affinché si possa alimentare in voi l'ingegno e con l'ammirazione si possa accendere in voi l'entusiasmo. Grazie.
Grazie. Grazie innanzitutto al Rettore e alla Università per l'invito, grazie al Professor Gandolfi per le parole fin troppo lusinghiere sul sottoscritto, a partire dal mio CV. Io iniziai sia a Piacenza nel 1980, oggi si dice Customer Relations Manager, in realtà sono partito come cassiere, quindi contando i soldi, e poi sono diventato anche manager, ma facendomi un po' tutta la trafila di allora. Ringrazio anche le autorità qui presenti per l'attenzione nei confronti del sottoscritto e anche direttamente non so, nei confronti della banca e delle banche, che oggi meritano nonostante tutto un po' di incoraggiamento visto i tempi in cui ci troviamo. E lasciatemi dire che è un'emozione essere qua in questa splendida sala dopo quasi 32-33 anni, da quando mi laureai. Ero seduto proprio lì con la schiera di professori intorno. Mi ricordo una domanda, mi ricordo la stretta di mano e mi ricordo la bevuta di champagne fuori dalla porta là in fondo. Quindi sono bei ricordi. Non sono un professore, sono appunto un bancario, e parlare di lettura magistralis forse è un po' troppo. Cercherò di toccare alcuni temi che secondo me sono importanti per il nostro futuro, e poi, come siamo messi d'accordo, lascerei spazio anche alle domande, sempre che ce ne siano. Prospettive per il futuro, Europa, banche e i giovani. È stato scelto questo titolo perché credo siano l'uno legato all'altro. Penso che senza Europa oggi sia impossibile pensare al nostro futuro. Credo che ognuno di noi debba dare il suo contributo senza rimandare sempre agli altri, alle istituzioni, eccetera, e quindi anche noi, banche, che tipo di contributo dobbiamo dare. E poi i giovani, perché sono per definizione il futuro, e senza i giovani che credono nel futuro non si va da nessuna parte. Quindi due parole anche sui giovani, su quello che noi come azienda possiamo fare per aiutare i giovani nella loro crescita professionale, come azienda che tra l'altro in Italia è uno dei maggiori datori di lavoro. Noi abbiamo 160.000 dipendenti sparsi per il mondo, di cui 55.000 sono in Italia. L'Europa. Non scopro la luna dicendo che l'Europa oggi è in crisi, però dobbiamo tenere presente una cosa banale, ma che spesso si tende a dimenticare: è l'Europa che è in crisi, non è il mondo che è in crisi. Il mondo fuori dall'Europa continua a crescere, noi lo vediamo sulle nostre attività, tutto quello che è nei paesi emergenti. La stessa Europa, Est Europa, l'Asia, eccetera, è ancora in crescita, talvolta addirittura a doppia cifra, come si dice, mentre i problemi sono in Europa, i problemi sono ancora più accentuati in certe aree dell'Europa, inclusa l'Italia. Quindi non è una crisi globale, è una crisi nostra che dobbiamo imparare a gestirci e che dobbiamo in qualche modo affrontare. Ed è bene tenerlo presente, perché non possiamo pretendere l'aiuto dall'esterno. Questa volta temo che nessuno ce lo darà, dobbiamo scoprire le risorse al nostro interno, sia finanziarie ma anche morali, per ripartire. I numeri di per sé sono, posso dire, impietosi, quindi non li voglio nemmeno citare, ma se uno guarda l'andamento del prodotto interno lordo in generale europeo, siamo in tutti i paesi in discesa. Poi abbiamo casi come l'Italia, dove
certamente avremo una crescita negativa quest'anno. Penso che sarà tra l'1,5% e il 2%, quindi non una cosa minima. Purtroppo disoccupazione in aumento, purtroppo disoccupazione giovanile in aumento e in generale parecchie incertezze anche a livello individuale. È una crisi che non è di oggi, quindi è una crisi strutturale che nasce da lontano. Diversi sono secondo me le ragioni, le cito senza soffermarmi troppo. Uno è una ragione banale di demografia e di invecchiamento. Mi ricordo quando qualcuna settimana fa guardavo un dato, guardavo qual era l'età, qual era la popolazione mondiale quando sono nato io, era circa 3 miliardi di persone scarsi. Allora l'Europa aveva lo stesso numero di persone di oggi, quindi contava qualcosa. Adesso siamo 9 miliardi e l'Europa ha lo stesso numero di abitanti e quindi l'impatto dell'Europa a livello mondiale inevitabilmente si è ridotto. E questo è un trend che continua ad andare in questa direzione. Quindi c'è un aspetto di invecchiamento e di crescita demografica molto limitata, se non in certi aspetti negativa. C'è una crescita quindi ridotta rispetto ad altri paesi, si è parlato poco fa della Turchia, la Turchia 2 anni fa è cresciuta del 11%, l'anno scorso dell'8,50%, quest'anno ha avuto un primo trimestre negativo, ha fatto una china in giù, ma si stima che fine anno, quindi quest'anno, chiuderà e uscirà diciamo il 31 dicembre con un più 6%, quindi in 3 anni... Loro sono cresciuti del 25% e noi siamo scesi a livello di crescita. C'è un modello probabilmente insostenibile, uno sviluppo, anzi neanche sviluppo, una crescita quantitativa. Noi parliamo sempre di PIL, che vuol dire più 1, più 2, meno 2, ma non c'è una crescita, non c'è sviluppo, che vuol dire qualcosa di diverso, qualità anche della crescita. Quindi un modello comunque insostenibile che ha basato la crescita sul debito e oggi non regge più. Crescenti disuguaglianze sociali, ormai evidenti, e una progressiva riduzione del potere d'acquisto dei cittadini, che è un altro problema molto grave. Sicuramente se guardiamo la situazione italiana, so di far felici i sindacati dicendo questo, ma uno dei problemi principali dell'Italia è il livello dei salari che è troppo basso. A livello di potere d'acquisto stiamo perdendo, il cittadino perde potere d'acquisto e questo sicuramente non stimola i consumi, non stimola gli investimenti, eccetera. Quindi c'è un problema anche sociale e disuguaglianza sociale da affrontare. E quindi appunto paure crescenti anche a livello individuale. Leggevo sempre poco tempo fa uno studio molto interessante fatto da un'equipe di medici sulla influenza sul nostro cervello di ripetute paure e tensioni individuali. Alla fine non si riesce a reagire, si diventa negativi, si diventa pessimisti. Non si vede più in rosa, come si dice, ma solo in nero. Questo è un aspetto che dopo anni di crisi, perché tutto è partito nel 2007, probabilmente si comincia ad avvertire in misura sempre più crescente. E c'è una messa da parte del sogno europeo. È una cosa veramente strana, perché quando si viaggia fuori dall'Europa, un mese e mezzo fa ero in un viaggio di business in Cina, e i cinesi non parlano più dei tedeschi, dei polacchi, degli italiani o dei francesi, parlano dell'Europa, del suo complesso, e o va bene o va male, ma è sempre Europa. Mentre noi qua tendiamo ancora ad essere molto individualisti e alla fine non ci rendiamo conto, secondo me, una delle ragioni per cui siamo in questa situazione è che abbiamo troppo poco Europa.
l'Europa. Cioè, c'è stato un momento di crescita e di attenzione allo sviluppo europeo che si è fermato agli inizi o subito dopo gli anni 2000, e secondo me una delle ragioni delle crisi che poi sbocciate nel 2008 è anche questa progressiva assenza di dibattito e di sogno, come lo chiamo io, europeo. Quindi una cosa è certa, secondo me, che oggi occorre molto più Europa di quanto abbiamo visto negli ultimi anni. Mentre quello che avviene è abbastanza incomprensibile. Anche in questi giorni, col discorso Grecia, si continua a parlare di Grecia, si continua a parlare di impatto della Grecia sull'Europa, si continua a parlare di break up, quindi spaccatura dell'euro, eccetera, eccetera, che oltre ad essere un discorso probabilmente inattuabile, perché se uno considera quali sono gli aspetti economici che derivano da una uscita dell'euro della Grecia, poi magari gli altri paesi sono enormi. Quindi io ho visto venerdì un'analisi fatta al nostro interno di quello che è l'impatto potenziale sul sistema delle banche europee, quindi anche italiane, da una potenziale uscita disordinata della Grecia dall'euro. Vi assicuro che la conclusione, dopo una serie di discorsi che mi sono stati fatti, la mia conclusione è stata: vabbè, se queste sono le conseguenze, penso che la Grecia rimarrà nell'euro, perché più si analizza quanto costa e più ci si convince che è meglio la sia aperta e fare il possibile per tenerli in Europa. Però tutti questi discorsi tendono alla fine a farci perdere di vista quella che invece è la realtà, cioè che non abbiamo alternativa se non all'Europa. Come dicevo poco fa, singoli paesi non contano granché nel contesto mondiale, e soprattutto non c'è un'alternativa alla moneta unica. Quindi quando si parla di euro, euro è la nostra moneta, e onestamente non vedo come si possa tornare indietro. Quindi la vera domanda è: come reagire di fronte a una situazione di questo genere? Io personalmente, nonostante questa premessa, non sono completamente negativo e pessimista. Sono un po' ottimista in genere per natura, quindi qui c'è da fare uno sforzo in più. Però credo che gli eventi degli ultimi giorni, poi parlando con diverse personalità europee, con diversi esponenti di governi, ministri, eccetera, mi sembra che oggi si cominci a andare nella direzione giusta. Si è capito che tagliare il debito è giusto, è necessario, ma non si vive di solo rigore, anzi di solo rigore si rischia di morire. Quindi è stato fatto tanto sul debito, l'Europa oggi è entrata nelle condizioni migliori rispetto per esempio agli Stati Uniti, secondo me, ma occorre dare due risposte. Una è la famosa risposta sulla crescita, ma un'altra è anche quella che vogliono i mercati. I mercati sono oggi estremamente volatili perché non si rendono conto di che tipo di risposta politica l'Europa voglia dare ai propri problemi. Però quando si comincia a parlare di fiscal compact, si comincia a discutere di quanto finanziare il fondo sovrano europeo, si comincia a parlare di euro bonds, come è stato fatto 3-4 giorni fa, pur con reazioni diverse, penso che si stia andando nella direzione giusta. Tra i famosi euro bonds, personalmente sono favorevole, sono anche però convinto che fondamentalmente la Germania non sia completamente nel torto. Cioè, occorre combinare le due cose, occorre disciplina fiscale, dopodiché certamente si può anche andare nella direzione di avere euro bonds, che sono fondamentali non perché consentono di mettere a fattor comune il debito di paesi forti e paesi meno forti, ma perché possono svolgere una funzione oggi essenziale. Il rischio più grosso che sta correndo l'economia italiana
è il differenziale di tassi che c'è, per esempio, tra la Germania e l'Italia. Noi, Unicredit, la stessa banca, in Germania noi siamo la seconda maggior banca tedesca, quindi una banca di importanza sistemica, seconda banca, in Germania siamo più grandi di Deutsche Bank sulla parte corporate. In Germania noi facciamo credito a 50 basis point sopra Euribor, in Italia difficilmente riusciamo a fare credito sopra i 400-500 basis point. Quindi questa differenziale di tasso all'interno della stessa moneta è drammatica, va ridotto, e uno dei sistemi è anche quello, appunto, l'emissione di titoli di Stato a rischio Europa. Quindi un po' di ottimismo ci vuole, necessario, credo che ci voglia soprattutto però leadership politica, ma anche leadership individuale. Poi vedremo che anche noi come Unicredit abbiamo fatto certe scelte importanti. Penso che un imprenditore, un responsabile d'azienda non debba sempre rimandare agli altri le decisioni, ma le deve prendere direttamente per quello che può prendere. Quindi veniamo alle banche. Come si può in qualche modo contribuire a risolvere la crisi che abbiamo oggi in Europa e in Italia diventa un dovere per tutti quanti, e diventa un dovere mettersi la faccia e dimostrare un minimo di leadership e di coraggio e di fiducia. Le banche sono oggi in una situazione molto difficile per diversi motivi. Hanno problemi banalmente di conto economico e si accentueranno, perché più la crisi aumenta, più aumentano gli accantonamenti a fronte, rischi, eccetera, quindi ci sarà pressione sui conti economici. Hanno a che fare con le famose regole Basilea 3, che se sono forse corrette dal punto di vista così di principio, certamente sono state introdotte nel momento più sbagliato, perché devono essere regole anticicliche, in realtà sono proprio introdotte nel momento più basso del ciclo economico, e quindi inevitabilmente incidono sulla capacità delle banche di fare credito. Non sto facendo una polemica, è semplicemente così. Fino al 2007 Unicredit poteva, o comunque gestiva, l'attività della banca con un livello di capitale che era di 15 miliardi di euro più basso rispetto ad oggi, escludendo gli utili accantonati. Quindi un capitale che era l'equivalente di oggi del 3% Core Tier 1. Oggi siamo al 10.3%, quindi con un capitale che è tre volte quasi superiore dobbiamo gestire le stesse attività e tentare di dare un certo ritorno ai nostri azionisti, che ovviamente è molto più complesso rispetto a prima. Quindi sono regole pesanti, forse corrette, ma non tanto nel contesto attuale. C'è stata una gravissima crisi di liquidità. Anche qua a me non piace girare intorno al problema. Nell'ultima parte dell'anno scorso la liquidità non c'era, quindi è tutto banale parlare di credit crunch o non credit crunch. C'è stata una frenata del credito, anche se in Italia il credito leggermente cresce ancora da oggi. Tra l'altro in altri paesi europei il credito è in discesa molto più rapida rispetto all'Italia, e lo vedo perché, ripeto, noi siamo presenti in 22 paesi in Europa, quindi vediamo diversi paesi a confronto. Poi c'è stata una situazione di liquidità difficilissima. Perché? Perché non c'era fiducia nell'Europa. Quindi tutti i paesi non europei hanno tagliato le linee verso l'Europa. Qualsiasi banca europea si è trovata le linee tagliate, non c'era differenza tra banche italiane, tedesche, inglesi o chi volete voi.
Si è fermato poi l'iter bancario, quindi il mercato tra banche, e quando non gira, non gira. Quindi era inevitabile che arrivasse Draghi, anzi, prima che ci fosse l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea, abbiamo avuto diversi incontri sul tema, era indispensabile che arrivasse la Banca Centrale Europea. Senza quello probabilmente diverse banche avrebbero avuto difficoltà significative e ancor più di oggi l'economia reale. Dunque c'è stato un grosso problema di liquidità parzialmente superato, ma non interamente superato oggi. In Italia si parla molto di calo della domanda di credito o dell'offerta di credito, che è vero. Ripeto, io non sono qua a difendere le banche, però c'è un problema molto grosso in Italia che altri paesi non hanno. C'è stato troppo credito nel passato, c'è un gap di quasi 400 miliardi di euro tra il totale dei depositi e il totale degli impieghi. Ce ne abbiamo 400 miliardi di impieghi in più che vanno finanziati prendendo 400 miliardi dai paesi esteri, che sono più alti dei depositi. Se l'estero chiude i rubinetti, siamo corto di 400 miliardi. Per cui c'è un problema da affrontare più in profondità, c'è un problema di eccessiva dipendenza delle aziende alle banche. Questo dire un bancario che parla di eccessiva dipendenza magari fa senso, ma è la verità. Le banche devono fare la loro parte, cioè devono aiutare le aziende a diversificare le loro fonti di finanziamento. Noi abbiamo fatto per esempio uno sforzo enorme negli ultimi mesi, noi oggi siamo la banca numero 3 in Europa nella emissione di corporate bonds, quindi emissione di bond da parte di clientela corporate, che è proprio una forma alternativa al credito tradizionale. C'è probabilmente un modello un po' in crisi di azienda piccola, ma ormai l'azienda piccola e basta non è più sufficiente, quindi c'è necessità di patrimonializzare l'azienda, c'è necessità di crescere in termini di dimensioni anche aziendali. Quindi è più complesso del semplice, diciamo, credit crunch. Tornando alle banche, un altro problema da affrontare oggi sono i cambiamenti profondi della relazione col cliente. Il cliente non è più disposto a subire passivamente, vuole essere protagonista anche in banca. Questo è un momento, tra l'altro, estremamente eccitante, perché ti aiuta a costruire un nuovo modello di fare banca. E infine il grande problema, veramente il problema più grande che io vedo, è questa crisi di immagine, di reputazione e in qualche modo di legittimazione che c'è verso le banche. Giusto o sbagliato, le banche sono viste in negativo, non gli si dà credito, non si dà reputazione. Cioè, quando parlo di crisi di legittimazione, talvolta non sono legittimate a considerarsi imprese. Si tende un po' a socializzare il lavoro che devono fare le banche, invece le banche sono imprese come le altre imprese. Eppure lo sanno tutti, anche i muri, che se non c'è un sistema bancario forte l'economia non potrà mai andare bene. Quindi abbiamo da un lato dei problemi, dall'altro, se non li risolviamo, ci sarà comunque, che piaccia o non piaccia, un impatto negativo sulla crescita delle nostre economie. Cosa fare? Noi come Unicredit abbiamo fatto una scelta, secondo me, molto coraggiosa e abbastanza tradizionale, ma molto innovativa allo stesso tempo. Noi abbiamo deciso, nel novembre scorso, di comunicare ai nostri azionisti, di comunicare al mercato, di comunicare ai nostri clienti, alle nostre comunità in cui lavoriamo, un cambio radicale di missione e di focalizzazione della nostra attività. Abbiamo deciso di continuare ad essere una grande banca europea,
Prato, consentitemi una cosa. Unicredit è una delle poche multinazionali vere che ci sono in Italia. Come dicevo prima, abbiamo 160.000 dipendenti, siamo presenti in 50 paesi al mondo, siamo tra le prime 3-4 banche in Europa, siamo l'unica banca italiana classificata tra le Global Systemic Bank. Quindi è anche un qualcosa di cui forse l'Italia, mi so di esagerare, dovrebbe essere anche orgogliosa, perché comunque rappresenta forse un'eccellenza dell'Italia nel mondo. Tanti ci invidiano Unicredit, forse qua a meno. Comunque, noi abbiamo deciso di essere una banca commerciale, quindi una banca totalmente focalizzata al supporto dell'economia reale. Usciamo, stiamo facendolo, da tutti i business che non sono legati alla crescita dell'economia, che non sono legati alla crescita dei nostri clienti. Quindi tutto il capitale che abbiamo, sono 45-50 miliardi di capitale, a sostegno esclusivamente della nostra clientela. Dal resto usciamo, ed è una scelta forte, perché usciamo da attività forse a più alto rischio, ma certamente più alto reddito, e far soldi con l'economia reale oggi è molto difficile. Però tra la scelta di ritorno di profittabilità, magari volatile, ma forse possibile, comunque di breve termine, passiamo ad un approccio di lungo termine, o meglio di sostenibilità della nostra attività e del nostro profitto. Non mi ricordo ci siano altre banche europee che abbiano fatto questa scelta radicale. Oggi io sto uscendo da circa, per esempio stiamo uscendo da circa 50 miliardi di euro di attività che non sono core, in questo senso, che non sono banche di banca commerciale, per focalizzarci solo sulla banca commerciale. Abbiamo comunicato e ci abbiamo messo la faccia, a partire dal sottoscritto, che nei prossimi 3 anni faremo in Italia, se parlo solo dell'Italia, 40 miliardi di credito aggiuntivo alle medie e piccole imprese, faremo 35 miliardi di credito alle famiglie, porteremo 15.000 nuove aziende all'estero, quindi sostenendo la loro espansione estera, oggi indispensabile se vogliamo crescere. Abbiamo detto che finanzieremo 23.000 start-up, quindi spazio a chi vuole provarci, scommettendo oggi cifre significative su un paese che non cresce, che è in piena crisi. Se io non faccio sti 70 miliardi vado a casa, perché l'ho venduto ai miei azionisti, ci ho costruito il mio piano industriale, e se non riesco a raggiungere questi risultati ho un problema di conto economico. E tutta la liquidità che abbiamo stiamo cercando con gran fatica, perché non c'è domanda di credito comunque. Io di domande di credito su investimenti, quindi medio termine, non ne vedo. Sono disposto a far aprire i libri alla banca, la verità è che oggi non ci sono richieste di credito, o limitatissimo di credito per investimenti. C'è richiesta di credito a breve termine, ovviamente in quest'ottica di fare credito vogliamo farlo in maniera selettiva, e vogliamo farlo e dobbiamo farlo a prezzi che purtroppo oggi sono alti. Ma sono alti perché il costo della raccolta continua giorno dopo giorno a crescere. Noi abbiamo il magazzino vecchio che scade, ogni raccolta nuova è a prezzi più alti. Quindi torno al discorso degli spread, che è un problema molto significativo. Quindi sforzo in questa direzione, ripeto, la rete lo sa, i colleghi hanno ricevuto i target. Un'altra innovazione forte che abbiamo fatto è che il budget 2012 è costruito dall'alto, ma è costruito anche dal basso. Anche qua noi abbiamo istituito in Italia 70 cosiddetti comitati territoriali. Ne fanno parte persone che non sono della banca, sono professionisti, imprenditori,
rappresentanti di associazioni dei territori, eccetera, ci hanno sottoposto in ognuno di questi comitati territoriali una serie di progetti, per esempio infrastrutture locali, piuttosto che altri progetti del territorio. Questi progetti sono stati inseriti nel nostro budget, chiaramente non è il 100% del budget, ma cerchiamo di legare esigenze locali con le esigenze di sviluppo della banca. Questo è stato presentato al nostro Consiglio di Amministrazione e approvato, e questo è un primo passo, secondo me, verso un legame forte della banca sul territorio. Cioè, noi siamo e vogliamo essere una grande banca internazionale, ma non c'è possibilità di essere una grande banca internazionale se tu non sei legato in ogni paese in cui siamo nei territori locali. Quindi bisogna cercare di recuperare questa dimensione locale, che è molto importante anche per recuperare appunto reputazione e legittimità. Quindi io penso che noi ci siamo presi la nostra fetta di responsabilità, abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da migliorare, però penso, sono convinto, lo dico sempre ai miei colleghi, che se facciamo bene quello che ho appena in poche parole cercato di spiegare, avremo indietro appunto la reputazione, avremo indietro il rispetto e avremo finalmente di nuovo riconosciuto quello che vogliamo sia il nostro ruolo, cioè il ruolo di motore alla fine della crescita economica del Paese. Quindi questo è oggi UniCredit. Facile dire i giovani sono il futuro. Il problema è che qua c'è chi ci crede, c'è chi ci crede meno. Io ho un dramma in questa azienda di cui sono onorato di essere l'amministratore delegato. Noi assumiamo 13.000 giovani all'anno circa in Europa, purtroppo meno di 1.000 in Italia. E non è una situazione felice. Abbiamo l'età media in Italia di 46 anni all'interno del gruppo, in Germania 44, Austria più o meno uguale, poi se passo la frontiera e vado nei paesi emergenti andiamo sotto i 30 anni. In Turchia 18.000 dipendenti, in Turchia età media 29 anni. Quindi noi abbiamo il problema qua evidente all'interno dello stesso gruppo, che assume giovani fuori, ma non li assume come dovrebbe in Italia. C'è chiaramente un problema che non è solo il problema del gruppo, non è una scelta del gruppo, altrimenti perché dovremmo assumere così tanti giovani fuori? E allora niente, saltano fuori tutti i problemi di cui si parla oggi. C'è una eccessiva protezione dello status quo. Io ho fatto delle proposte di un certo tipo, ma prevale ormai sempre di più la protezione dello status quo. Non si liberano spazi per i giovani, non c'è flessibilità nel mondo del lavoro. Lo so che uno può dire di questi tempi, figurati la flessibilità, rischio il posto di lavoro, è vero, però noi siamo troppo ingessati e troppo bloccati. Così non può andare, così non ci può essere spazio per i giovani. Quello che possiamo fare lo stiamo facendo. In azienda abbiamo due obiettivi in azienda. Appunto, uno è di svecchiare l'azienda e due di far crescere i giovani più velocemente di quanto sarebbe possibile, dando loro responsabilità. Perché, ripeto, se abbiamo banche dove abbiamo un'età media di 29 anni, tra l'altro vanno benissimo, la Turchia credo sia la banca forse che nel 2011 da noi è andato meglio, un ritorno sull'equity del 24%, quanto in Europa la media è del 3%, 4%.
là abbiamo dato fiducia ai giovani per forza, non c'è l'alternativa. Qua dobbiamo fare la stessa cosa, io sono determinato a far crescere dei colleghi che abbiamo identificato, ne abbiamo circa 3.000 colleghi che sono in programmi speciali di crescita e di formazione accelerata, proprio perché abbiamo bisogno di nuovi leader, abbiamo bisogno di nuovi potenziali CEO all'interno del gruppo. E quello che è molto, dico, sono molto soddisfatto è che ogni anno circa 12% di questi ragazzi vengono promossi a responsabilità successive più alte, e vi assicuro che i giovani di oggi non sono, come si dice spesso, peggio dei giovani del passato. Chi dice così, io penso che dia segnali di rimbambimento senile, no? Quelli che stanno intanto vecchi dicono noi sì che eravamo meglio. No, i giovani di oggi sono almeno identici a quelli del passato. Certo, bisogna dargli responsabilità, bisogna inserirli nel mondo del lavoro. E io mi ricordo nella mia carriera non sarei qua oggi se qualcuno mi avesse dato fiducia fin da quando ero ragazzino, tra virgolette, in banca. Quando mi mandavano a decidere di fronte a un cliente cosa fare, anche se non ero neanche funzionario, era un test. Sei capace di decidere, domani magari ti do la firma, la famosa firma. La firma, tra l'altro, è un'altra cosa interessante, perché la firma fa paura a tutti. Come devi firmare? Tu vedi, c'è un via vai. Però diventa naturale firmare se tu cominci a chiedere la firma fin dai primi tempi. Cioè, se rendi naturale l'assunzione di responsabilità, che in un'azienda ciascuno di noi, nei limiti consentiti, può prendersi. Quindi in Italia dobbiamo fare di più, e quello che possiamo fare noi come Unicredit, ripeto, un'azienda con una presenza importante sul territorio in termini di dimensioni, lo faremo proprio nell'ottica di cercare di favorire l'ingresso di giovani in azienda in Italia, anche nelle dimensioni in cui lo stiamo favorendo in altre nazioni. È importante l'educazione, sono in università, quindi lo sottolineo, l'educazione non è un lusso, è una necessità. Noi abbiamo bisogno di ragazzi preparati e di ragazzi che vogliono continuare a informarsi, a studiare, a crescere. Cioè, in un mondo come questo, che cambia una velocità fenomenale, c'è proprio bisogno di curiosità continua e di voglia di crescere. Occorre forse un legame maggiore tra università e mondo del lavoro. Anche qui penso che si possa imparare da esperienze fatte in altri paesi in cui ti trovi in qualche modo già i colleghi scelti alle stesse università nel momento in cui cerchi qualche assunzione, ma soprattutto ci vuole anche coscienza da parte dei giovani che oggi non è facile, era molto più facile quando ho iniziato io. Quando ho iniziato io mi arrivarono nel giro di 2 mesi dopo la laurea 4-5 proposte. Mi ricordo 3 banche, mi ricordo Credito Romagnolo, Credito Italiano e la BNL. Poi non so nemmeno io perché scelsi Credito Italiano, tanto non volevo lavorare in banca, stavo solo aspettando di andare a fare il militare, quindi sono intanto che aspetto, ne becco una. Avevo ispirato il Credito Italiano, poi non mi mandarono a fare il militare, non perché ero raccomandato, ma firmarono il trattato di Osimo, Jugoslavia-Italia, lasciarono a casa 300.000 soldati di leva, quindi mi ritrovai soldato in banca. Però era più facile, c'era più domanda, c'era meno offerta. Adesso bisogna combattere, nessuno regala niente, è importante anche rivolgersi al mondo, è importante pensare che c'è sono possibilità anche fuori dall'Italia. Noi per esempio facciamo fatica a trovare ragazzi
che sono disposti da subito a lavorare in paesi lontani. In questi giorni, cos'era venerdì scorso, mi dicevano che abbiamo problemi a trovare espatriati che vadano in Kazakistan. Lo so che il Kazakistan non è dietro l'angolo, sono... Ma come ridono? Sono solamente 10 ore di volo. Quindi si arriva in Kazakistan, ma non è facile trovare gente che vada in Kazakistan, eppure potrebbe essere un'occasione. Bisogna anche aprirsi a esperienze nuove e provarci. E non aver paura, sostanzialmente. Quindi lascio e chiudo e poi lascio spazio alle domande. Diciamo, secondo me, per concludere, pur in un momento estremamente difficile come oggi, potenziali di crescita ci sono. Se ci concentriamo sull'Italia, l'Italia è tutto sommato un paese con delle grandi risorse ancora. È un paese, so che di dire una bestemmia, che poi è la classica media del pollo, metà qua, metà là, ma è un paese ricco, se le prendiamo come numeri aggregati, poi purtroppo c'è chi ne ha tanti, c'è chi ne ha pochi, ma è di per sé un paese ricco. Se dividiamo la ricchezza delle famiglie italiane per il numero di abitanti, siamo i secondi al mondo dopo il Giappone, prima della Germania, prima degli Stati Uniti, prima della Francia, prima dell'Inghilterra. Questa è la matematica. Quindi è un paese che ha delle risorse, è un paese probabilmente stato gestito non bene. Dobbiamo fare uno sforzo e recuperare, tra l'altro, anche certi valori del passato, anche etici, ma io penso che lo spazio ci sia. Ripeto, secondo me sforzo in Italia, ma sforzo nell'Europa. L'Europa può trascinare tutti quanti. E poi torno ai giovani a cercare forze fresche e pulite. Chiudo con un ultimo aneddoto, per dire quanto sia importante aver giovani in azienda. 3 anni fa abbiamo fatto un esperimento, abbiamo collegato via chatline, non so, ricordo più cos'era, comunque una chatline, abbiamo collegato tutti i paesi del gruppo, anzi alcuni paesi del gruppo, in totale potenzialmente 50.000 persone, chiedendo ai colleghi di scambiarsi tutto quello che volevano, liberamente, possibilmente idee sull'innovazione all'interno del gruppo. Parteciparono 15.000 colleghi, l'età media di quelli che parteciparono era abbondantemente sotto i 30 anni, il linguaggio usato è stato decifrato perché i cinquantenni come me non lo capivano, e comunque alla fine abbiamo messo in piedi un team di una ventina di ragazzi, 1 o 2 per paese. Questi ragazzi, che non avevano nessuna esperienza nel settore, hanno messo in piedi l'idea, che poi è stata sviluppata, di mobile banking in centro-est Europa. Quindi oggi Unicredit, che è una delle banche più avanti nei canali alternativi, internet banking, mobile banking, sul mobile banking, è un'idea che nasce da ragazze di 25-26 anni, messi insieme con un background completamente diverso, che senza legacies, quindi diciamo ostacoli mentali, sono usciti con idee talmente interessanti che sono state messe in essere e oggi rappresentano un fattore di successo per la banca. Quindi questo spiega perché ho questa voglia e attenzione sui giovani. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate se sono stato un po' magari scoordinato, sono andato da un punto all'altro, ma come ripeto, non sono un professionista della parola, ho cercato di parlarvi un po' con le esperienze personali, un po' seguendo anche il cuore, non solo la mente. Grazie ancora.
Ringrazio il dottor Ghizzoni per la sua lezione, che posso dire certamente magistrale, e per i ricchissimi spunti di riflessione che, come anticipato in premessa, potrebbero dare là ai nostri ragazzi o comunque a tutti i presenti per fare domande. Io vorrei soltanto ricordare che il dottor Ghizzoni ha solo una mezz'ora ancora da dedicarci. Prima però vorrei cogliere io uno spunto, mi deve permettere lei e anche il magnifico rettore. Lei a un certo punto in un passaggio ha detto che bisogna cercare un legame forte, aggiungo io, tra università e mondo del lavoro. Ecco, penso di interpretare il pensiero del rettore se dico che l'università è pronta a fare la sua parte, e io mi candido, scegliete voi come, però io sono qui e proprio perché penso ai ragazzi che sono qui nella platea. Comunque, adesso non rubo altro tempo. Prendo lo spunto seriamente. Bene. Dunque dovrebbe esserci un microfono, quindi se qualcuno desidera fare una domanda alza la mano e sicuramente qualcuno porterà il microfono a voi. Io la ringrazio perché la sua lezione indubbiamente è un invito a non piangersi addosso, no? Però io lavoro in un gruppo bancario europeo e il mio business, che è leasing e factoring, è presente in 24 paesi in Europa. Sono amico di Massimo Cotella, tanto per dirle. Noi 2 giorni. Ecco, il problema però è che quando mi confronto con i colleghi europei, con i miei colleghi che fanno il mio mestiere nel mondo, il nostro paese è considerato un paese a rischio. Ecco, perché non riusciamo ad accreditarci per le risorse che abbiamo? Pensi che ho parlato a un economista e ripetendo articoli che ho letto su una rivista, ho detto: ma noi siamo un paese che ha una grande ricchezza privata. Se noi volessimo tagliare il debito dal 120% all'80% del PIL, probabilmente basterebbero 400 miliardi di euro, che più o meno sono circa 25 mila euro per famiglia italiana. Non sono una cifra enorme. Tengo conto che è una media, quindi indubbiamente per qualcuno può essere, ma noi siamo un paese ricco, siamo un paese che ha una grande ricchezza privata a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, come la stessa Germania, Francia, Regno Unito. Ecco, ma perché noi non riusciamo ad accreditarci per quello che realmente siamo? E lei questa sera ha gentilmente sottolineato. Grazie. Ma io parto sempre dal principio che gli altri hanno sempre ragione, ovvero sia, se oggi non siamo credibili come altri paesi e se, traducendola in un linguaggio della finanza, gli spread italiani sono 400 basis point, quelli tedeschi a zero, evidentemente ce lo siamo meritati, no? E ci sono stati troppi anni di gestione sbagliata. Non è una critica, è un dato di fatto, perché quello che questo fantomatico mercato, una cosa è certa, tratta tutti allo stesso modo, quindi non c'è prevenzione contro nessuno, ma se il mercato ha differenze è perché c'è un problema. Quindi abbiamo gestito la situazione italiana male e abbiamo perso, oltre ad alcuni punti di prodotto interno lordo e di competitività eccetera, abbiamo perso in parte anche la nostra credibilità. Niente, punto a capo. Siccome però nel paese, come lei dice, ci sono tante forze nuove e tanta vitalità, guardo al sindaco, io non giudico il movimento grillini o non grillini, ma certamente il mio non è un giudizio politico, ma certamente è una grande novità quello che è successo a Parma. E fa vedere, noi parliamo tanto dei
degli Stati Uniti che si inventano i movimenti dei coffee boys, eccetera. Qualcosa è successo in qualche modo anche qua. No, c'è stata una ventata politica diversa, poi starà a chi la interpreta farci capire se è stata una cosa giusta o sbagliata, porta frutti, non li porterà. Però il paese ha una grossa vitalità nonostante tutto. Anche i giovani che spesso la esprimono male, no? Che sono in piazza, marciano qua e là, ti notano che c'è una certa vitalità che ovviamente va gestita e va interpretata con intelligenza. Con l'attuale situazione oggi, con l'attuale governo Monti, stiamo avendo indietro credibilità. Io nel mio lavoro ho la fortuna di incontrare quasi tutte le settimane personalità politiche di altri paesi, inclusi i primi ministri, eccetera, e vi assicuro che oggi almeno non mi fanno la classica domanda di qualche mese fa. Qui almeno si parla di politica e si parla anche di business. Poi sta a noi e nient'altro che a noi. La credibilità ce la possiamo riconquistare, le risorse ci sono. Oggi ho incontrato due imprenditori prima di venire qua, in meeting separati. Io sono uscito ricaricato, perché questa è gente che rischia di suo, ma c'ha una fede, una forza per andare avanti, è impressionante. Di quanti ce ne sono di questa gente? Tanti, molti più di quanti. Guardate, gli imprenditori che vanno avanti con fatica e tutto sommato che con successo sono molto più di quelli che oggi si lamentano perché le banche non fanno credito. Perché vi assicuro che qui sarei disposto a farvi vedere i nostri libri. Su 100 domande di richiesta di credito, comunque un'ottantina vengono accolte oggi. Poi gli 80 non dico niente, e i 20 in cui giustamente o ingiustamente si dice di no, giustamente, se vogliamo, mettendosi nei loro panni, si lamentano. Quindi non piangiamoci addosso, diamoci da fare. E i risultati arriveranno, perché non siamo un paese scassato, siamo un paese comunque con storia, con risorse, con gente anche intelligente e tutto sommato con voglia di fare. Poi abbiamo tutta la valanga di problemi che sono lì e vanno affrontati, non è che ci siano tanti, non c'è bisogno di andare a scoprire, sono così evidenti. Buongiorno, Munari, Facoltà di Economia. Io vorrei cogliere il suo ottimismo parlando dei giovani. Per me è sempre stato un grosso problema per una carriera che ormai si sta concludendo, quella di chiedermi giorno per giorno cosa dovevo insegnare ai miei giovani per fare in modo che potessero essere in grado di affrontare il mondo delle imprese. Lei ha detto che sta cambiando il modello di banca. Lei ha detto che ci sono delle scelte che state facendo e queste scelte implicheranno anche un cambiamento qualitativo delle risorse necessarie. Oggi probabilmente non assumete giovani, ma prepariamoci per il futuro. Quali sono le competenze che i giovani che escono dall'università dovrebbero avere per essere in grado di rispondere alle esigenze di una banca come la vostra? Beh, quello che sta cambiando molto sono proprio come dicevo poco fa, i bisogni del cliente. Io penso che tra 5-10 anni la banca solo fisica e filiali che abbiamo oggi sarà superata dai tempi. Già oggi vi do un dato, fino alla fine del dicembre 2008 fatte 100 operazioni di un cliente medio, 70 operazioni il cliente le faceva in banca fisicamente e 30 le faceva su canali alternativi. Già alla fine del 2011 faceva 73% fuori dalla banca, quindi internet, mobile,
call center, ATM voluti, eccetera, e 27 fisicamente in banca. Quindi il mondo cambia. Abbiamo fatto per la prima volta vedere al nostro interno, ha fatto vedere i primi 40 manager del gruppo, per cui alcuni non molto bravi ma non necessariamente focalizzati su questi temi. Ho fatto vedere giovedì quali sono già i risultati ancora primordiali ma molto interessanti che stiamo raggiungendo utilizzando i cosiddetti social media, Facebook, Twitter, eccetera. Perché un numero crescente di clienti si stanno spostando su questi canali. Quindi la comunicazione e l'interagire col cliente sta completamente cambiando. Io per esempio penso che quello che il modello cui è stato costruito la banca negli anni passati, la segmentazione della specializzazione, dove c'è il mass market, l'upper mass, l'affluent, l'upper affluent, il private banking, il super private, è destinato a cambiare anche quello. Noi abbiamo un caso eclatante nel gruppo, questa banca Fineco, forse qualcuno di voi conosce. Fineco è una banca senza sportelli, ha 2000 agenti ed ha un modello di business che è basato esclusivamente su internet o sistemi analoghi. Ha un livello di soddisfazione del cliente che, se per la banca tradizionale è pari a 62 su 100, lo misuriamo ogni mese con circa 2 milioni di interviste all'anno, quindi non è fatto bene, su Fineco è quasi vicino a 100, acquisisse più clienti cosiddetti affluent, cioè quelli che sono più interessanti per la banca, Fineco da sola, senza filiali, che tutto Unicredit con 3.800 filiali. Perché? Perché in Fineco è il cliente che entra in banca e si fa la banca, non è la banca che dice al cliente cosa deve fare. È un cambio profondo. No? Allora, tornando alla domanda, questi cambiamenti così profondi li si gestisce meglio con personale che sia più dentro i tempi, che abbia competenze tecniche sicuramente, ma abbia anche competenze sul fronte comunicazione, sul fronte sociale e che abbia anche un certo tipo di cultura, secondo me, non troppo settoriale. Cioè noi cerchiamo soprattutto managers, non di per sé solo specialisti. La nostra maggiore difficoltà è trovare managers oggi, cioè i colleghi che o dei ragazzi che abbiano capacità di muoversi un pochino a 360 gradi uscendo da quello che è stato fino ad oggi lo schema. Tu fai da A a B, tu da B a C, tu da C a D. Io ho bisogno oggi di gente un pochino più trasversale, perché questo serve per gestire i nuovi clienti, il futuro, insomma. Mi collego a quest'ultimo punto. Sono Biondi e appartengo ai colleghi, i professori di Latinorum che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscere il suo papà Flaminio. E noi professori di lettere, quando ci incontriamo con i ragazzi all'inizio dell'iscrizione, diciamo che ci sono prospettive di lavoro anche nell'economia reale, anche in banca. Li inganniamo, parlo di laureati in lettere, in filosofia, o diciamo qualcosa che è vero? Grazie. Guardi, là ne faccio un esempio. Il nostro capo dell'asset management, qui la società di investimento, prodotto di investimento, una società che gestisce circa 200 miliardi di asset ed è mista italiano-americana con presenza in diversi paesi, quindi è una società tecnica importante, è laureato in storia. Il precedente capo del personale, fino a un anno fa, poi ha fatto altre scelte, era laureato in filosofia. Non è ancora così frequente in Italia, ma
In altri paesi noi non facciamo esclusivamente riferimento alla parte, allo studio che ha fatto il collega o chi fa la domanda di assunzione, ma guardiamo al potenziale, ovvero sia alla forma mentis, direi, del potenziale collega. Stiamo incrementando il numero di persone che arrivano da facoltà umanistiche, incluse anche letteratura, proprio perché il mestiere lo si impara comunque, se uno piace, se ha voglia di farlo, ma la cultura e la capacità di ragionare e di muoversi culturalmente, l'università può dare tanto, e lì non c'è differenza tra un ingegnere e un latinista. Ma quindi l'errore di pensare, per esempio, non faccio lettere classiche perché non posso andare a lavorare in azienda, è un errore. Ripeto, forse in Italia abbiamo ancora troppi schemi, ma in altri paesi non ci sono più, e noi non facciamo particolari differenze su questi temi, a meno che tu non cerchi uno specialista proprio su certe aree, non so, tu cerchi un analista finanziario, è ovvio che aver studiato latino lì non serve, cerchi un qualcuno che lavora in sala cambi, hai bisogno di... Però, non so, nell'area crediti noi assumiamo un sacco di ingegneri per la costruzione di modelli matematici, per esempio, per gestire i rischi di credito, i rischi di mercato, i rischi esterni, e vedere come questo impattano sul portafoglio della banca, eccetera, lì sono quasi tutti ingegneri. Qui non c'è nessuno che capisca di per sé di credito, ma sono indispensabili per consentirci di capire di credito. Quindi oggi, con intendo maggiore cooperazione con l'università, è questo. Ci dobbiamo proprio spaziare su tutto il fronte, e in particolare cercare colleghi e persone che hanno anche la capacità che va oltre la semplice specializzazione. Prego. Baldi, sono un professionista. Io parlavo invece, lei ha parlato di Basilea 2 e 3, ovviamente anche, che vuol dire burocrazia, che vuol dire costi, che vuol dire lentezze anche nelle decisioni. Noi siamo un'economia che ha avuto un tracollo, economia reale, 2009, 2008, 2009, in parte anche 2010, e qualche segno di recupero c'è. Normalmente però le imprese che hanno subito questi tracolli ovviamente si sono indebolite finanziariamente prima di tutto, e anche come struttura patrimoniale. Avverto che banche, anche la sua in questo caso, quando si affrontano problemi di questo tipo, purtroppo impiegano moltissimo tempo per decidere, e noi sappiamo che un'economia ha bisogno di decisioni rapide. Non ritiene che si possa, gli istituti della sua dimensione, formare un team specializzato proprio per, con certe risorse a disposizione, per poter affrontare con serietà queste situazioni? Normalmente quando le banche decidono, purtroppo siamo all'anticamera del cimitero, e quindi proprio perché hanno tardato troppo. Grazie. Sì, hai toccato un tema importante. Io ogni mese, da alcuni mesi, ogni mese mi faccio mandare le statistiche interne che abbiamo sui tempi di risposta al cliente. Siamo ancora lontani dall'ottimale, però nel giro di un 10-12 mesi, monitorando, magari tanto che per scontato che teniamo un po' dalla nostra parte piuttosto che dalla parte del cliente, quindi monitorando questo aspetto, i tempi per esempio di risposta a aziende di medie grandi dimensioni, che erano biblici, 60 giorni, mi passa, sono ridotti a 24-25 giorni, sono ancora tanti, ma stiamo migliorando. Quello che mi dà più soddisfazione sono i tempi di risposta alle piccole imprese, che si sono ridotti dai 4 ai 7 giorni,
anche perché abbiamo deciso, nell'ottica di quello che dicevo prima, della banca commerciale, di spostare sulla rete le facoltà creditizie, quindi se la sbrigano localmente. Per cui è uno dei pochissimi indici che monitoro personalmente, e un'altra cosa che sto facendo è la risposta ai rilievi, cioè non voglio che chiunque ci scriva, spesso chi ci scriva è incavolato, non abbia una risposta. Talvolta telefono personalmente io, faccio vedere che no, non posso farlo troppo spesso, ma talvolta proprio per dare un senso di importanza a tutto, anche al piccolo risparmiatore, che comunque è un cliente. Sul discorso che accennava lei, allora, quello che adesso abbiamo fatto proprio negli ultimi tempi è di prendere i clienti ancora in bonis, quindi che non hanno ancora problemi, di prendere quelle che sembrano essere i clienti più, posso dire, più a rischio potenziale, difficoltà potenziali, e gestirli come se fosse un segmento separato, nell'ottica di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Sta cominciando a funzionare, la maggior parte dei clienti oggi è in difficoltà per problemi di liquidità più che problemi di prodotto, qualcuno comunque anche in termini di prodotto, quindi lì non c'è niente da fare, ma la maggior parte dei clienti in termini di liquidità, o comunque perché lavora su mercati che si sono improvvisamente afflosciati. È anche nel nostro interesse farlo, non lo facciamo perché siamo buoni, è anche nel nostro interesse farlo, di limitare il più possibile cosiddetti impaired loans, quindi crediti dubbi e poi diventano contenziosi. Tutte le banche, secondo me, dovrebbero muoversi in questa direzione, ma anche sul discorso privati. Adesso non lo facciamo con eccessiva pubblicità perché poi si cade da un eccesso all'altro, per esempio nel settore dei mutui a privati abbiamo introdotto un paio di prodotti, uno in particolare sta andando bene, è quello di sul cliente privato che non riesce a far fronte alla rata del mutuo. Oltre alla classica ristrutturazione del mutuo, oggi offriamo anche una soluzione alternativa, tipo ricomprare la casa, il valore viene valutato da periti indipendenti, con l'opzione lasciata al cliente di riacquistarsela, per esempio a 5 anni, consentendogli di rimanere in casa, trasformando la rata in affitto, ovviamente ad affitto più basso. Quindi non c'è l'umiliazione di uscire dalla casa, può far fronte all'impegno perché paga meno, gli si dà liquidità, perché noi restituiamo, ovviamente ricomprando la casa, anche parte della liquidità, e gli diamo la possibilità, se ci riesce, dopo 5 anni di ricomprarsi a un prezzo predefinito all'origine la casa. Sono prodotti, soluzioni nuove, oggi credo necessarie, per cercare di affrontare tutti insieme questi momenti che non sono facili. Però certamente quello della ristrutturazione è un tema importantissimo, ma anche sul real estate. Oggi non ha senso vendere, buttare sul mercato immobili e far cadere i prezzi, accentuare il problema, fa più senso vedere se si riesce a gestire, che ne so, un progetto edilizio, portarlo a termine piuttosto che buttarlo sul mercato e creare più danni che benefici, insomma. Bene. Sono Paolo Ghirelli, rappresento un'azienda di Parma che lavora in Kazakistan, tra gli altri paesi, e fa impianti petroliferi. Kazakistan esiste. Kazakistan esiste, ma noi lavorando in Nord Africa, Medio Oriente, anche in Europa, devo dire che il problema è stato trovando noi, forse noi l'abbiamo superato, perché abbiamo il problema di inviarli ma non a farli rientrare. Stiamo studiando perché. È così. Ma al di là di questa battuta, effettivamente, io della sua lezione ho apprezzato molto
e penso che risalga alla sua esperienza di estero. Noi facciamo 80% di attività all'estero, no? Questa carica empatica che lavorando al di fuori dei confini nazionali bisogna avere lavorando all'estero, cioè al di là di portare i mestieri, noi abbiamo capito che è importante anche quella che viene chiamata un po' pomposamente l'intelligenza sociale, cioè nel nostro mestiere servono gli ingegneri perché le competenze tecniche sono necessarie, però assieme agli ingegneri, siccome bisogna diventare società locali, imprese radicate localmente, perché per rimanere in un certo territorio e competere bisogna diventare parte dell'economia locale. Per fare questo non bastano gli ingegneri, che in genere sono bravi, hanno competenze, bravi nella scienza delle costruzioni, ma nelle relazioni interpersonali non sono sempre i meglio attrezzati. È per questo che anche noi utilizziamo per la parte, direi, di intelligenza sociale, di guidare gruppi multiculturali, parecchi laureati in materie umanistiche o materie economiche, abbiamo gente che ha fatto psicologia, perché poi lavorando all'estero bisogna avere. Ecco, quindi io personalmente, devo dire, trascurando ovviamente quelle che sono le competenze del suo mestiere, ho apprezzato molto questa carica empatica che secondo me deve far capire che bisogna aprirsi all'estero, che i nostri giovani devono vedere ormai l'estero come il terreno nel quale avranno più possibilità di realizzare il loro futuro. Di questo la ringrazio. Grazie. Il nostro rettore è un ingegnere, ma lui ha dotato di una emotional intelligence enorme. Bene, sono le 6:30, io mi scuso con tutti voi, ho l'ingrato compito anche di far terminare insomma la lezione. Noi ovviamente staremo qui tantissimo ancora ad ascoltare, però appunto so che abbiamo, che lei ha tanti altri impegni, quindi direi che siamo alla fine della lezione. Ricevo la parola al nostro rettore. Ringrazio, anche gli ingegneri si sbagliano tecnicamente alle volte. Comunque ringrazio veramente il nostro relatore, è stato un incontro assolutamente produttivo ed interessante, e desidero chiuderlo consegnandole il sigillo della nostra università, la medaglia per oggi. Non esagerate con gli applausi alle banche, che poi ci montiamo la testa, per cui... Bene, grazie. Signori, grazie e buonasera.